della Presidente del Comitato Leonardo, Luisa Todini. Stiamo vivendo una convergenza epocale. L'euro è più debole, il prezzo del petrolio è in forte calo, i tassi di interesse sono bassi, molto bassi, ma soprattutto c'è finalmente una politica monetaria espansiva. Sono fattori che, insieme alle riforme attuate ed in corso di attuazione, possono davvero trainarci fuori dalla recessione. E non dimentichiamo il volano di Expo 2015, quello che inizierà tra pochi giorni sarà un vero viaggio emozionale nell'Italia delle eccellenze. Mostreremo un'Italia di cultura, di territori, di tradizioni, di industria. La sfida più grande sarà quella di presentare al mondo un paese dove sia facile investire e fare impresa, con una politica fiscale più consona alle reali condizioni del paese, burocrazia più semplice, poche regole del gioco, ma chiare e tali che possano essere puniti solo i disonesti e premiati coloro che sono davvero bravi e meritevoli. Noi imprenditori, e lo sappiamo ogni giorno, che la corruzione si combatte facendo funzionare il libero mercato in maniera efficace, in maniera trasparente. I premi Leonardo dimostrano che siamo un'Italia operosa, che studia, che lavora, crea con passione ed impegno. Un'Italia che fa impresa per investire e per creare posti di lavoro. Dice bene Luisa Todini, impresa che lo fa tra mille fatiche. Tra poco andremo su questo rapporto della CNA sulla tassazione.